Ma questo che è, per ammazzare i dinosauri? Quello lo tiene in vetrina. Ciao ragazzi e ben ritrovati su Livio Astorino Outdoors. Un paio di video fa abbiamo parlato del coltello da bushcraft e del fatto che io nelle situazioni di campeggio, di bivacco, utilizzo lame di piccole dimensioni per piccoli lavori di intaglio, mentre per i lavori più gravosi, come ad esempio per spaccare la legna, mi piace utilizzare altre tipologie di attrezzi, come ad esempio l'accetta. Quando si parla di accette da campo, viene quasi sempre fuori questo nome, Fiskars X7. Mi arrivano un sacco di domande sulle accette, spesso sono domande riguardanti proprio questo modello. Come ti trovi con la X7? È vero che è la migliore accetta per il bushcraft? Io possiedo ed utilizzo questo modello ormai da diversi anni. Non so se sia l'accetta migliore per il bushcraft, però posso dire che è sicuramente un'ottima accetta, infatti la consiglio a tutti quelli che mi fanno domande in merito. Diciamo che è un'accetta abbastanza famosa e che mette d'accordo un po' tutti, perché costa poco e taglia bene. L'unico contro, se proprio vogliamo metterlo tra i contro, è che ha il manico in polimero. Questo fa storcere un po' il naso ai puristi del bushcraft, chiamiamolo vintage, che fanno molta attenzione agli aspetti estetici, quindi vogliono il manico dell'accetta in legno, la tenda di cotone, la pentola in ghisa, eccetera. Sono aspetti estetici rispettabilissimi che però hanno poco a che vedere con la funzionalità dell'oggetto. Altra obiezione che ho sentito in giro riguardante questa accetta e in generale tutte le accette costruite in questo modo è che se si rompe il manico l'accetta diventa inutilizzabile. Il manico e la testa infatti sono fusi assieme e quindi se si rompe il manico non si può cambiare come in un'accetta tradizionale. Anche questa secondo me è un'obiezione che lascia un po' il tempo che trova, perché parliamo di un manico di buona qualità progettato per un utilizzo gravoso. La mia opinione è che se utilizzata correttamente questa accetta può durare una vita. Poi se vi si spacca dopo una vita, oh, ci può pure stare. Stiamo comunque parlando di un pezzo che costa 35 euro. Fatte queste premesse, vorrei passare agli aspetti pratici e testare la Fiskars su tutta una serie di operazioni per farvi vedere un po' come lavora. Sono appena stato da Dario, quindi è fresca fresca di affilatura, non vedo l'ora di metterla alla prova. Alle mie spalle c'è questa betulla caduta di recente, dalla quale possiamo sicuramente ricavare tutta la legna che ci serve per testare l'accetta. Per prima cosa dobbiamo fare una sramatura, quindi liberare i tronchi principali da tutte le fronde. È un'operazione che personalmente mi trovo benissimo a fare con l'accetta.
Come si può facilmente intuire da quest'angolo di incidenza molto acuto, si tratta di un'accetta più portata per il taglio che per lo spacco, e in effetti ha delle prestazioni secondo me veramente notevoli nel taglio per la sua fascia di prezzo. Come avete visto, si possono improvvisare anche dei feather sticks. Chiaramente non è la lama adatta per questo genere di lavori, né io sono capace a fare i feather sticks con l'accetta, quindi vengono un po' brutti. Però in caso di necessità si possono ottenere dei feather sticks utilizzabili. Questo era giusto per darvi un'idea delle doti di taglio. Adesso facciamo un'altra operazione veramente molto comune: la punta di un picchetto o di un palo. Ci vogliono veramente 30 secondi. Tagli molto netti e puliti. Come ultima operazione voglio provare lo spacco, anche se, come vi dicevo prima, non è un'accetta che ha delle grosse doti di penetrazione, però comunque sia ci si può arrangiare e lavora abbastanza bene. Concluderei, ragazzi, dicendo che questa Fiskars X7 è veramente un'ottima accetta per la sua fascia di prezzo. Io la utilizzo con soddisfazione da anni, negli anni l'ho consigliata veramente a un sacco di persone e quindi ho voluto fare questo video per farvi vedere un po' come lavora. È leggera, è maneggevole, taglia molto bene, è andata una bomba perché l'ho usata sulla legna verde, però considerate che
ha una buona tenuta del filo e se la cava bene anche con la legna secca. Ragazzi, spero come al solito che il video vi abbia intrattenuto e vi sia stato utile. In tal caso è gradita la spolliciata. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime avventure. E mi raccomando, andate sempre a leggere la descrizione perché vi lascio tutti i link del caso, compresi quelli dei miei altri profili social. State bene, ragazzi, vi mando un saluto e ci vediamo al prossimo video. Ma porco Giuda malefico, no? Io voglio dire, alle ore 19:14 di sera non si può manco stare in pace nel bosco. Che bisogna sentire i ragazzini che gridano, che urlano come disperati. Che è successo? Lo stanno a torturare sto ragazzino.